Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Peluso Internews. Prima di iniziare ad aggiornarvi sul calcio e mercato nerazzurro, volevo mandare i miei più grandi saluti e grandi baci a Denomerosolo Inter di Instagram e Frankie82 di Instagram. Le notizie di oggi riguardano Biabiani, Nandez, Versalico, Trezeguet e Malcom. Biabiani, ormai ex interista, sembrerebbe andare al Parma per una cifra che si aggira intorno all'1,5 milioni, ma ad oggi non c'è ancora nulla di ufficiale e stessa sorte potrebbe capitare anche a Di Marco, con la formula del diritto di riscatto. Nandez, l'Inter sta lavorando con il Cagliari per il giovanissimo centrocampista di classe 95 del Boca Juniors, trattativa simile a quella di Gonzalez, che attualmente sbarcherà per la prima volta in Serie A. Versalico, l'Atletico Madrid sta concordando finalmente con la formula del diritto di riscatto con la società nerazzurra, ricordiamo formula voluta fortemente dai nerazzurri, anche perché attualmente Versalico sembrerebbe essere l'unico obiettivo possibile, dato che Zappacosta e Vidal sono molto lontani, ma attenzione a Florenzi, che ad oggi non ha ancora raggiunto un accordo con la Roma. Carraro. Altra cessione in direzione dell'Atalanta per un altro giovanissimo nerazzurro con la formula del diritto di ricompra. Trezeguet, esterno egiziano che si è messo in luce in questi mondiali 2018, vi leggo le sue parole. Probabilmente arriverò a Milano per andare al Parma, sarò in prestito per una stagione. Ragazzi, vedremo successivamente le novità su questo giocatore egiziano. Ed infine Malcom. Malcolm non si è presentato al primo giorno di ritiro del Bordeaux. Ragazzi, vorrei dire qualcosa, anche perché vedendo pure su Instagram il suo uno degli ultimi stati, sembrerebbe lanciarci qualche frecciatina agli interisti. Chi lo sa, magari sarà proprio come pensiamo noi, quindi lo vedremo vestire presto i colori nerazzurri. Scrivetemi qua sotto nei commenti che cosa pensate e soprattutto chi vi piacerebbe vedere vestire la maglia nerazzurra. Ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo domani con un'altra puntata di Peluso Internews. Un bacione a tutti, ragazzi!